Non aver paura. Non ti farò del male. Sei da sola, c'è qualcuno con te. Questa è camera tua? Che meraviglia. Queste sono tue. No! Lisa. Questa è mia. Piano. L'ho vinta a ginnastica. Meritavo il primo posto, ma Missy King ha imbrogliato. Lisa! Lisa, li senti tutti questi spari? Qui non siamo al sicuro. Dobbiamo... La mia... Mamma mi ha chiamato e mi ha detto di correre a casa senza fermarmi, che mi aspettavano qui e saremmo andati via insieme e... Sono arrivata e c'era un biglietto con scritto che erano andati via e... Non sapevo cosa fare, così... Mi sono nascosta e... Non sapevo cosa fare... Ok, tranquilla, tutto ok. Lisa, qui vicino c'è un accampamento. No. E devi venire là insieme a me. No. Ci sono altre persone lì. Altra gente, li conosco. Sarò sincero, è un campo di lavoro. Per mangiare dovrei darti da fare. Sarà dura. Cosa? Ma almeno non morirai di fame. No, no, la mamma verrà a prendermi. Ok, è tua mamma? Hai detto che non è tornata, giusto? Chissà, potrebbe essere all'accampamento. Mamma, all'accampamento. Certo, mi sta aspettando. Ok, stammi vicino. Sono ancora lì fuori. No, non devi preoccuparti. No, sono infatti. Qualcuno laggiù? Ma cazzo, da quanto vivi in queste condizioni? Vediamo. Dovremmo restarci. Dovremmo andare. Dovremmo restarci. No. Dovremmo andare.
Lisa, stavi dietro. Dovremmo andare. Non dovremmo restare qui. Niente da fare. Non si apre. Dovremmo restare qui. Dovremmo andare. Oh!
mai stata in moto? No. Sali dietro di me, reggiti forte. A posto, credo. Ehi, come ti chiami? Deacon, mi chiamo Deacon. Lisa, come hai fatto a sopravvivere qui fuori, da sola, tutto questo tempo? Non parli. Mio padre ama la geologia. Mi portava in giro a caccia di geodi. Geodi? Sono rocce, ma se le tagli a metà, l'interno è meraviglioso. Ok, sembrano belle. Giravamo parecchio insieme. Il cratere di Belknap, la piana lavica, il Black Crater. Ovunque. Pensi che lo troveremo all'accampamento? Non lo so, ragazzo. Merda, c'è qualcuno nel tunnel! Cosa? Qui, salta giù. Che vuoi fare? Stammi a sentire, quei colpi di pistola erano di uomini molto cattivi, capito? Qui e nasconditi, non uscire finché non te lo dico io, ok? Arrivano! Al volo! Vieni fuori! È nascosto! Addosso! Lisa! Ehi! Esci, ora è sicuro!
bene? Sì, sì, ma credo di voler tornare a casa. No, all'accampamento. Sarai al sicuro, li vedrai. Ok. Ti farò una domanda, Lisa, e devi riflettere prima di rispondere. Qualche tuo vicino aveva armi da fuoco, non so, pistole, fucili, armi del genere? No, sono arrivati degli uomini e hanno preso tutto. Degli uomini? Erano come quelli nel tunnel o indossavano uniformi, come nell'esercito? Come nell'esercito, ma erano molto sporchi e portavano bandiere fatte in casa. Soldati della contea di Deschutes, penso. Non ricordo bene. C'erano altri con loro? Donne, bambini? Non ricordo. Ok. Tommy lo saprebbe. Tommy? Tommy Strickland, il mio migliore amico, ma non c'è più. È corso a nascondersi con il padre. In che senso? Suo padre aveva un rifugio antiatomico e l'aveva rifornito di tutto. Mappe, cibo, acqua, armi, provviste del genere. Ok, sai come raggiungerlo? No, mi avevano chiesto di andare con loro, ma aspettavo che mamma e papà tornassero. Ci siamo, il posto è questo. Tu restami vicino. Ok. Beh, chi è che è venuto a trovarci? Signora Tucker! Oh mio Dio! Lisa, tesoro! Va tutto bene, sei al sicuro? Mamma e papà erano tutti malati, non sapevo cosa fare. Sono arrivati degli uomini, la gente stava male. Stai tranquilla, sei al sicuro ora. È un miracolo. Un autentico miracolo. Eravamo vicine di casa, vero Lisa? Vivevo in fondo all'isolato. Conoscevo i suoi genitori. Loro sono qui, signora Tucker. Cara, conosci già la risposta? No. Non sono qui. Entriamo, su. Potrai lavarti e mangiare qualcosa. Poi ti troverò un posto per dormire. Portala dentro, dalle da mangiare. Parla con Alcani. Stanotte avrai i tuoi crediti. Ehi, solo una cosa. Ha sofferto molto, puoi andarci. Aspetta piano. A me decidere come... No, stammi a sentire, sul serio. Cerca di non trattarla come tutti gli altri. Non venirmi a dire come gestire il mio campo. Se vuoi puoi stabilirti qui e contribuire. Allora sì che potrai parlare. Non puoi farti intenerire, Dick. Bene, sei qui. Ehi, Alkai. Serve qualcosa? Posso fare altro per te? Posso procurarti altro? È un bel pezzo, ti sarà utile nell'incubo. Sì, posso potenziarlo. Come vuoi, sai dove trovarmi. Ci vediamo, Dick. Torna al lavoro. Che posso fare per te? Ehi, Zanni. Il carburante sta finendo.
presto. Ci sono. Sì, è O'Brien. Cosa ha detto? Metolius Springs. Metolius Springs, sì, certo. So dov'è. Ehi, Busa, ci sei? Sì. Ho scoperto qualcosa. La radio della Nero potrebbe essere utile. So dove andranno domani. Hai detto che non era alla tua portata? Non lo so. Ma con un po' di fortuna posso entrare nel loro ricordo. Fagliela vedere. E ricorda cosa diceva Jack. Non guidare più veloce del tuo angelo custode. Te l'ho detto, Jack, raccontando un sacco di cazzate. Dico, chiudo. Ok, vediamo che diavolo combina, vero? Brian, ho delle domande per te. Vai, prendilo, prendilo! Predoni che scannano i furiosi? Si rendono utili per una volta. Posso fuggire? Ehi, sono ancora io. Boozer sostiene che non dovrei più venire qui, secondo lui. Non mi è di aiuto. E forse ha ragione, non lo so. L'altro giorno ha rimediato una brutta ferita. Dei ripugnanti l'hanno aggredito e gli hanno bruciato malamente il braccio. È ridotto male. Sono riuscito a entrare in una di quelle, com'è che si chiamano? Unità mediche mobili. Gli ho procurato delle bende sterili. E, beh, spero bastino, sinceramente. Boozer, sì, lui dice che andrà tutto bene. Io invece ho dei dubbi, mi sembra grave. Il problema è che è stata colpa mia. Ho messo a rischio la sua vita per un pezzo di ricambio. Ricambio di merda. E non è servito a nulla. Quel bastardo di Copland me l'ha comunque sventrata. Mi ci era voluto un anno per mettere insieme quella moto. Mi sarebbe piaciuta. Non era bella come quella su cui ti ho insegnato a guidare, ma camminava. Ricordi il serbatoio che mi avevi dipinto?
Beh, era l'unico pezzo rimasto della mia vecchia moto, ma ora ho perso anche quello. Non appena l'avrò rimessa insieme, la moto intendo, e Boozer sarà di nuovo in forma, partiremo verso nord. Un nuovo inizio. Sai, conservo molti ricordi qui, troppi. E comunque, quello che voglio dire è che potremmo non rivederci più, sai. Posso aggiustarla.
Accidenti! Bene, vorresti cacciare, è così? So usare la pistola. È un fucile, è diverso. Ero nella decima di montagna, Coppa, risparmiami le stronzate da marina. Uccidere un cervo non è come ammazzare un uomo o un furioso. Per catturare un animale, segui le tracce.
Devi concentrarti sui segnali che ti lancia la natura. Se sarai attento, noterai gli indizi. D'accordo. Osserva ora. Vedi questa merda di cervo? È ancora calda. Sì, lo vedo. Vanno di qua. Già, l'avevo notato. Andiamo allora. Santo, ecco il tuo cervo. Visto. Prendi il mio cucino. Lì nella decima di montagna saprai usare un mirino. Sì, Cop, so usare un mirino. Piano, piano. Ci sono. Colpito! Bella mira! Ah, cazzo, non era un colpo mortale, è scappato! No, no, va bene. L'hai ferito. Presto collasserà dissanguato. Seguiamone le tracce. Ok. Tracce di sangue. Avvicinati. Sì, le vedo. Seguiamole. Ok. Ora dovrà rallentare per forza. Ha perso troppo sangue. Ci imbatteremo nella carcassa da un momento all'altro. Ok, sai macellare la selvaggina? Sì, ascolta. Cope, Boozer e io non siamo dei novellini. Lui cacciava alci in compagnia del padre. Insomma, mi ha mostrato come si macella un cervo. Beh, considera questo. Con tutto il rispetto per Boozer, hai molto da imparare. Stai sprecando un mucchio di carne. Sì, dai. Niente male per un principiante. Già, grazie. Ora, restituiscimi il fucile. Tieni, grazie. Come dicevo, Dick, al campo serve carne di cervo. Ma molti si stanno ancora riprendendo dall'assalto. Ok, Cope, ho capito, vedrò di ricordarmelo.